Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo in una puntata di Final Fantasy 6. L'ultima volta non è successo molto, abbiamo fatto un po' di cutscene, ho fatto un attimo di mente locale sul da farsi. Quello che è successo in pratica è che sono andato a grindare un po' di ire. Ho preso, vediamo, Anguiform, che come ho già detto è Aqua Rake. È un attacco sia di acqua che di vento, è piuttosto forte anche. Poi l'Aspic per Gigavolt, che è un attacco di tuono di potenza tra lampo 2 e lampo 3, sta nel mezzo più o meno. Actaneon non ho idea di cosa faccia e non credo sia rilevante. Wyvern fa ciclonico, che fa danno percentuale, non mi ricordo che percentuale faccia, mi sembra 62.5, potrei dire cazzate, non so di preciso su due piedi. Comunque fa questa cosa qua. Ralph mi sembra che sia semplicemente un attacco fisico. Primordite, vabbè, Primordite fa Numblade, che stoppa il nemico, già detto. Heavy Armor non lo so. L'Intangible fa Pep Up, non Meteo. Oh, Pep Up è una cosa che non dovete fare mai. Praticamente elimina completamente dalla battaglia il personaggio e ne cura un altro completamente di PV e PM. Ma lo rimuove proprio, non potete tirarlo su con una piuma di fenice. No, non potete fare nulla, lo rimuove completamente. Quindi non usate Pep Up, ragazzi. Non usate l'ira dell'intangibile, perché non ne vale la pena. Adesso siamo in Arce, quindi. Ah. Ascolta. Grazie a Dio. Ok. Mi stavano aspettando. Prego, venite. Oh, siete qui. Scusate. Chiedo scusa. Oh, siete qui. La gente di Nash ha finalmente deciso di combattere l'impero. Che ne dite di andare a Vector, di nuovo? È finito di annuire? Grazie. Il tuo piano è di unire il denaro di Nash con la tecnologia di Figaro per combattere l'impero. Perdendo poche vite, spero. Dobbiamo aprire il portale. Oddio. Terra? Al mondo degli Esper. Non batteremo l'impero senza il loro aiuto. Una volta aperto il portale, gli Esper possono attaccare da est. Oh, già fai i piani. Oh. Nel medesimo istante noi attaccheremo dal nord. Ottimo piano. Per qualche ragione. Ok. Dobbiamo farlo capire agli Esper. Bisogna stabilire un legame di fiducia fra Esper e umani. Solo una persona può riuscirci. E Emoterra. Metà umana, metà Esper. La mia esistenza è stata resa possibile da un simile legame. Va bene, solo io posso farlo. Ok. Quello che per gli Esper metteremo fine a questa lunga e inutile guerra. Terra, so che puoi farcela. La nostra battaglia si avvicina, dobbiamo tenerci pronti, bla bla. Il portale si trova all'estremità est dell'impero, sì, lo so. Là c'è una base nemica, ma qualcuno deve riuscire ad attraversarla. Prima di questo, però, dovrebbe essere accessibile Mog adesso. Vediamo un attimo se è cambiato qualcosa qua in giro. Però non penso. Vediamo. Verga tossica. Ok. Tridente è più debole. Davvero? Ok. Mezza snodata. Vista di falco, fior di lama.
C'è un po' di roba qua. Si è effettivamente aggiornato l'inventario dell'armeria in Anarche. La cosa interessante. Diamo un'occhiata qui allora. Scudo d'oro. Aha. Questo è un buono scudo. Servono altri. Nell'immediato credo che ne prenderò uno solo. Facciamo due. Elmo del bardo no, basco verde no. Ne ho tantissimi di baschi. Elmo mitril. Che sarebbe tecnicamente meglio del basco? Sì, ma aumenta il PV, scusa. Ah, la tiara. La tiara mi serve. Veste potere. Prendiamone un paio. E un paio di tiare. Elmi d'oro, ne ho già uno. Cotta mitril. Boh. Allora, vediamo un attimo di aggiornare. L'equip. Bufera di neve. Tieni alla maladra, per favore. Ma cosa fa la veste del potere esattamente? Oh, mi rifila un po' di roba. Forza, resistenza, difesa e difesa magica. Beh, cazzo è forte. Veste mitril, TNT quella. No, l'elmo d'oro mi... Cioè sì, ma... non è rilevantissimo. Scudo mitril, no grazie, scudo d'oro. Basco verde. Divisa ninja, immagino. Le tiare mi servono per, perché... adesso ve lo mostro. Le tiare servono perché... dovrebbero dare... magia, esatto. Sono simili al basco di Magus. Oh! Ma danno meno magia del basco di Magus. Ma che cacchio... What? Davvero? Danno meno magia. Ah. Ok. E comunque... Terra e Ceres continuano a usare gli abiti bianchi. Magia, ricordatevelo. Ok. Poi... Torniamo alla casa, quella che c'è qui. Dovrebbe esserci Mog adesso. La cosa di Mog. Ah, eccolo qua. Salve. Sono Lone Wolf, il bossaglioro. Volevo questo tesoro. Che tesoro? Ma che ho saccheggiato tutto qua dentro. Come vedete, l'ultimo coso è vuoto. Comunque, inseguiamolo. Devo inseguire sto tizio. Oh, e poi dovrò grindare le danze off screen. Che palle. Devo grindare tutte le danze con Mog. Come siete insistenti? È vero. Ok, adesso andiamo di qua. E fammi andare. Wow, mi hanno pure circondato. Perché, perché c'è ancora la meccanica del essere circondati quando sono di livello così alto? Da nemici di livello così basso. Boh. Non ho neanche punti magia, non ne vale la pena. Fammi andare. Ho un tonico. Ok. Vediamo. Non c'è molto da dire, stiamo solo andando a prendere Mog adesso. Ci sono nemici. Andiamo.
Fermi, non fate un passo, altrimenti... Sì, il punto è che non capisco mai che cacchio vuole da me quando fa sta cosa. Fammi capire cosa vuoi. Devo stare fermo? Ah sì, devo stare fermo. Fermo, così scivoliamo. Uah! Bam. Non avrete questa spilla d'oro. Sì, la spilla d'oro dimezza il costo dei delle magie. Ma non sono interessato. Dammi Mog. Puoi parlare? Beh, può agitare la sua cosina in testa. Amico degli umani, veloce parlatore, grandissimo ballerino, Moogle. Ok. Benvenuto, Mog. Quel vecchio Ramu mi è venuto in sogno dicendomi di aspettarvi. Ed ora? Mi unirò al vostro gruppo. Ok. Se così deve andare, allora si butta giù. Ciao. Vi aspetterò sulla nave, Cupo. Prendersene va. Ciao ciao. Ed ecco qua. E ora abbiamo Mog. Non so neanche quanto tempo è passato. Oh Gesù. Fammi uscire. Che bocche. Allora, adesso che abbiamo Mog, dovrei tecnicamente andare a Vector, credo. O a Vector o alla... Oh madonna. O alla cava degli Esper. Ma probabilmente alla cava degli Esper. Scappa, brutto imbecille. Ma guarda tu. Sì, Setzer è una di quelle persone che non credo userò quasi mai. Non so perché. Non so perché lo sto. Ce l'ho in party, boh. Tipo la prima persona che avevo. Che. Le prime persone che avevo sotto mano mentre grindavo ieri per Gau. Comunque, mi sa che bisogna arrivare alla cava degli Esper. Vediamo. La cava è laggiù. No, non è vero. Ho sbagliato, scusate. È nell'altra isola. Sarebbe là dentro. Beh, mostriamo velocemente cosa succede. Ah, giusto. Intanto terra è forzata. Diciamo che a questo punto credo che dovrò fermarmi di nuovo qui. Questo giro, ricordate che terra è forzata. Ho bisogno che mi scegliate altre tre persone da portare con me nella cava degli Esper. La votazione, il link della votazione, attenzione, sarà su Discord. Quindi se volete partecipare alla votazione andate su Discord, ho fatto un canale sul server apposta. Lascerò il link lì. E dovete andarmi a votare. No, sapete che c'è? Si fa prima. Allora, in questo caso, dato che si tratta di scegliere il party. Rewind. Dato che si tratta di scegliere il party. Sì, andate su Discord. Però invece di seguire link vari, andate semplicemente su Discord, andate sul canale votazioni e scrivetemi lì le tre persone che volete che porto assieme a terra nella cava degli Esper. Così facciamo. Farò il conto e farò il conto come l'altra volta. Le tre persone più votate le porterò con me. Detto questo, per aver concluso, questo è Final Fantasy 6. Io sono Shao Yoshi. Se vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Detto questo, abbiamo concluso, perciò attendo i vostri voti e ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!